L'incontro conclude una fase di lavoro, di collaborazione istituzionale con la sigla di una serie di protocolli. Alcuni significativi coinvolgono Roma Capitale, ne segnalo due in particolare che rispondono ad esigenze che noi avevamo manifestato anche prima dell'avvio di questo processo. Uno è quello di avere uno strumento che coinvolge il governo, la regione e la città nel rapporto con le grandi imprese, in particolare le imprese multinazionali. Abbiamo assistito nel corso di un periodo relativamente recente a tensioni e a decisioni di imprese, penso alla vicenda Sky, maturate già diversi anni fa, di delocalizzare da Roma. Con imprese di multinazionali gli strumenti di negoziazione dei governi locali sono limitati a quelli di cui dispongono ed è necessario un concerto che coinvolga gli altri livelli del governo, specie quando si tratta di attività in concessione. La costituzione di questo sportello unico è un, penso, passaggio importante per agire su un doppio fronte. Uno è quello dell'attrazione di grandi imprese, soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto sulla città, e l'altro è quello di avere una sede attraverso cui un confronto con queste grandi imprese nel momento in cui prendono decisioni strategiche possa essere fatto non tanto separatamente da ciascuno dei livelli di governo, ma unitamente, perché si sta parlando della capitale non di una città qualunque. Finalmente si parte bene con la Valle del Sacco, 36 milioni di euro, era stata declassata alcuni anni fa, è ritornato sito nazionale, perimetrazione finita, ora ci sono i finanziamenti, si parte con un progetto di bonifica e reindustrializzazione. Secondo, straordinaria importanza, sostegno all'innovazione e alle start-up, 258 milioni. Il Lazio è la terza regione italiana, Roma la seconda e non c'è dubbio che questa nuova boccata d'ossigeno ci proietta a diventare il leader italiano per le start-up e l'innovazione sul sistema delle imprese è molto positivo. E poi lo sportello unico per le grandi imprese è un lavoro che avevamo già iniziato con il MISE, col ministro Calenda, è molto importante non solo per fermare il rischio di grandi aziende che se ne vanno, ma per diventare, accanto alle politiche a sostegno delle imprese, sempre più un territorio che attrae nuove imprese, tagliando burocrazia, che era uno degli aspetti più critici. Era giusto, ripeto, dopo tante parole, entrare nella fase attuativa di una nuova scommessa, che poi ovviamente è una parte, perché tutto il resto sarà ora nelle nostre mani. Sono circa 100 milioni per questo progetto, che fa parte, è uno dei 5 progetti in generale stanziati dal CIPE per quanto riguarda la parte dello sviluppo scientifico, per cui la cifra è attorno ai 200 milioni. Questo hub è un hub importantissimo che si svilupperà a Roma, altamente avanzato, darà la possibilità di sviluppare nuovi brevetti sia nella fase clinica, preclinica e post-clinica, possiamo dire, per quanto riguarda la ricerca, in una factory gestita in modo innovativo, e quindi la possibilità di avere facility, cioè strumenti, macchine e elementi di ricerca che altrimenti, ad esempio, istituti di livello con investimenti economici più bassi o medie imprese o start-up non potrebbero avere. In più si metteranno a disposizione dati, ci sarà la possibilità di seguire e di affiancare con strumentazioni innovative i progetti di ricerca e di mettere in rete in un network internazionale. Adesso partirà, state stanziate le risorse, ho fatto l'accordo, io penso che non ci vorrà moltissimo tempo, ma la fase diventerà ora poi progettuale.